Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo della mia esperienza all'Hobby Show di Roma. Per me è stata la prima volta, non c'ero mai andata. E sono stata all'Hobby Show appunto ieri, 13 ottobre. Allora, abbiamo viaggiato da Salerno a Roma con un pullman privato che ho prenotato direttamente sul sito dell'Hobby Show. Ma ci sono stati dei problemi, diciamo, tecnici, cioè inizialmente tutti noi che andavamo all'Hobby Show da Salerno sapevamo che praticamente il pullman avrebbe fatto una tratta diretta, cioè Salerno-Fiera di Roma. Poi però, quando siamo saliti sul pullman, l'autista ci ha riferito che purtroppo dovevamo fermarci anche a Napoli, a Caserta, e questo ha creato un malcontento generale perché, come potete immaginare, prevedevamo un ritardo nell'arrivo alla fiera e infatti siamo arrivate in fiera con 1 ora e un quarto di ritardo, quindi io sono arrivata praticamente a mezzogiorno meno un quarto. Quando sono arrivata in fiera, però, il tutto è stato rivagato dalla bellissima giornata che ho trascorso insieme a Federica, che si chiama Artigianato Gioielli su YouTube. Anche lei fa gioielli sia con perline, e lei è bravissima a fare cabochon, cosa che a me non riesce assolutamente, a lavorare in generale le paste polimeriche, e insieme a Monica. Monica non ha ancora un canale qui su YouTube, ma speriamo tutti che lo faccia quanto prima, perché lei lavora le paste polimeriche in maniera, secondo me, eccellente. Vi lascerò comunque il link nel box informazioni. Allora, per quanto riguarda la fiera, posso dire che è stata una bellissima fiera, comunque organizzata molto bene. L'unica pecca, per quanto mi riguarda, è stata la maggiore presenza di stand che riguardassero il cake design e quindi anche, e poi anche stand di lana, piuttosto che stand per le creazioni artigianali. Ho notato che gli stand, appunto, che vendevano materiale creativo erano veramente pochi, penso un 5 o 6, non di più. E questo mi è un po' dispiaciuto, perché comunque io, diciamo che realizzando gioielli artigianali, avrei preferito una maggiore presenza di stand, appunto, che vendessero materiale creativo. Però comunque è stata una bella fiera e mi sono divertita tantissimo. E come potete immaginare, ho comprato qualcosina. E adesso vi mostro quello che ho acquistato. Partiamo con lo stand di Hobby Perline, da cui ho acquistato maggiormente. Allora, questa è una panoramica degli acquisti in generale, ma adesso vi faccio vedere nel dettaglio cosa ho acquistato. Allora, partiamo con queste rocaille Toho, che sono le TH9556, prese da Hobby Perline, e il prezzo è 95 centesimi. In fiera ho piacevolmente notato che praticamente effettuavano uno sconto del 10% a tutti coloro che acquistavano, e quindi il totale ovviamente non corrisponde a quanto segnalato dalle etichette, ma è scontato del 10%. Allora, quindi ho comprato queste rocaille, di cui ho anche delle 15-0 e dello stesso colore anche delle Super Duo, quindi penso che realizzerà qualcosa tono su tono. Poi ho preso queste Super Duo e sono le SZ25306. Sempre da Hobby Perline, il classico turchese, sulla stessa tonalità ho preso delle 15-0, codice TH90842, ed eccole qui.
Poi ho preso questo colore stupendo, ne ho prese due bustine, in videocamera forse non rende molto, ed è il TH9516. Comunque vi assicuro che è davvero stupendo. Io sono un po' monotematica sui colori, lo ripeto sempre, ed è effettivamente così. Cioè, adoro il turchese, tutte le varietà di blu, azzurro, eccetera, bronzo, oro, grigio, marrone, quindi sono questi i colori, diciamo, che ho acquistato maggiormente. Quindi di queste ne ho prese due bustine. Poi ho preso questo splendido colore di grigio, che è il DB0307, ed eccole qui, meravigliose. Non vedo l'ora di usarle. Poi ho preso queste qui, che sono a dir poco favolose, e che io ho utilizzato già nella mia collana Diane, infatti le ho riprese perché voglio riprodurre quella collana, e sono le DB0021. Queste costicchiano un po', come potete vedere, però ne vale assolutamente la pena, sono bellissime. Poi ho preso ancora delle 150 e sono queste qui, molto molto belle. Dal vivo sono leggermente più sul verde che sull'azzurro, come vedete voi, e sono le TH9836. Queste vengono 1,90 euro. Comunque i prezzi li trovate tutti sul sito. Poi ho preso queste super duo bronzo stupende, codice SZ25319, e vengono 2,10 euro. Poi ho preso dello stesso colore delle 110 queste Magatama Toho da 3 mm e sono le TH90860, questo è il colore. Ho preso poi queste super duo, bellissime anche queste, il codice, eccolo qui, SZ25307, e sono un'ematite, un colore ematite stupendo, e vengono 1,40. Poi ho preso queste daghe, che non avevo mai preso, è la prima volta che le prendo, volevo anche altri colori, ma quelli che erano rimasti purtroppo non mi piacevano molto, perché queste le ho prese in serata quando sono ritornata allo stand di Hobby Perline, e ho preso queste qui, e sono le GB20467 e costano appunto 2,10 euro. Poi ho preso questi aghi da 12 che vengono 85 centesimi, che ho visto Sara appunto provare questi aghi e volevo provarli anch'io. Il codice è questo, TS12603. E per finire ho preso la vernice Fimo. Ho, diciamo, acquistato per forza di cose questa, perché io non ne avevo assolutamente nemmeno un po', e quindi Hobby Perline era lo stand che la vendeva a meno, altri la vendevano a 5,80, 4,85, invece loro a 4 euro, e quindi ho deciso di comprarla da loro, e il prezzo, il codice, scusate, è FM10596. Quindi questi sono i miei acquisti da Hobby Perline. Poi mi sono recata allo stand di Filincanto, dove ho potuto ammirare da vicino finalmente la bellissima creazione di Eliana Maniero, la collana Aida se non sbaglio, ed è veramente da togliere il fiato, stupenda.
E quindi allo stand di Filincanto c'era l'offerta per l'acquisto di 10 fili dello stesso colore di perle. Queste sono perle da 8 mm in vetro cerato, e venivano appunto 4 euro. Io e Federica avevamo deciso di acquistare due colori e di dividerci i fili, appunto 5 ciascuno. Poi ad un certo punto si sono avvicinate due signore che erano intenzionate anche loro all'acquisto delle perle, e abbiamo scelto appunto altri due colori e abbiamo diviso tutto per quattro. E quindi questa penso che sia stata un'ottima idea, perché così abbiamo un assortimento di colori più ampio. Allora, i colori, ora ve li mostro più da vicino, sono questo bianco. Io ho preso due fili di questo bianco. Poi tre fili di questo blu bellissimo. Tre fili di questo rosso, e due fili di questo color ematite. Poi mi sono recata allo stand di The Clay and Paint Factory Italia, dove ho acquistato questi tre colori di Cernit, che sono a dir poco favolosi. Allora, ho acquistato questo oro che fa parte della linea Glamour, ed è il codice è questo. Poi ho acquistato questo bronzo sempre della linea Glamour, il colore eccolo qui, e questo rame che però è da 62 grammi, che fa parte sempre della linea Glamour, e questo è il colore. Questi li ho pagati 2 euro a panetto. Poi, allora, allo stand della pallina avrei voluto acquistare tantissime cose, però purtroppo c'era troppa gente e non ce la facevo nemmeno a capire cosa comprare. Però ho trovato questa pinza che mi serviva da un po' di tempo e che sono riuscita a trovare anche grazie all'aiuto di Yuki, che ringrazio perché mi ha dato consigli appunto su questo tipo di pinza. E allora, questa si chiama Flash Cutter ed è un tipo di pinza che serve per il taglio netto dei metalli. Ora vi mostro come funziona. Come vedete, appunto, allora, questo spezzone di filo da un lato è stato tagliato con una semplice tronchesina da questo lato qui, e dall'altro lato è stato tagliato con il flash cutter. Quindi direi che la pulizia e il taglio netto effettuato con il flash cutter è assolutamente migliore, cioè non c'è paragone, secondo me, dà una pulizia al lavoro maggiore. Ora andremo a tagliare questo spuntone con il flash cutter per farvi notare appunto in diretta come funziona, ma è semplicissimo da usare. Ecco qui. Questo è il risultato del taglio effettuato con questa pinza. Quindi lo consiglio a tutti coloro che fanno wire, che hanno appunto a che fare con i metalli. Ok, dopo questa piccola dimostrazione passo al mio ultimissimo acquisto, che in realtà è stato un regalo di mia madre,
che è questa chiave, che mi piace un sacco, davvero molto bella, ve la mostro da vicino, e che ho intenzione di rivestire al peyote o al brick stitch, vedremo. Bene, questo è tutto e vi rimando al prossimo video. Ciao!